In questo video, come avrete detto dal titolo, andremo ad effettuare un tutorial con una recensione personale a Binance. Nello specifico vi illustrerò tutte le sue funzioni che io utilizzo di più ormai da moltissimo tempo. Ovviamente Binance ci fornisce talmente tanti servizi che qualora ce ne fosse qualcuno che volete io approfondisca, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Io ora vi lascio l'indice qui sotto in descrizione così che voi possiate muovervi al meglio tra le sezioni di questo video. Ciao, io sono Tommaso Branchi e su questo canale parlo di finanza e crescita personale. E se anche tu ti ritrovi in queste passioni, lasciami subito un like per aiutarmi con l'algoritmo di YouTube. Senza perdere ulteriore tempo, iniziamo subito. La procedura è basilare. Vi servirà fornire una mail, inserire una password ed inviare la foto, fronte e retro di un vostro documento d'identità valido. Se volete usarlo, in descrizione vi lascio il mio link, invito un amico, tramite il quale avrete uno sconto del 10% sulle commissioni di Binance, che già di per sé sono molto basse. Subito dopo la creazione dell'account, io imposterei i parametri di sicurezza, perché qui verranno depositati dei soldi, una parte del vostro portafoglio, quindi è d'obbligo tenere il tutto il più al sicuro possibile. Qui possiamo attivare le autenticazioni a due fattori, e come potete vedere io le ho attivate con Google Authenticator, il mio numero di telefono ed il mio indirizzo email. Attualmente non ho attivato chiave di sicurezza, ma è qualcosa che a breve vorrò provare. Da questo momento ogni movimento, che sia un login o un trasferimento in uscita, dovrà essere approvato tramite l'inserimento di dei codici che saranno inviati ai vostri metodi appena selezionati. So che può essere una pratica molto noiosa, ma vi assicuro che è indispensabile per tenere il tutto il più al sicuro possibile. Inoltre è consigliabile attivare il codice anti-phishing, ovvero un codice che sarà inserito da voi e che arriverà su ogni email di Binance. Questo per farvi capire che è davvero Binance che vi sta mandando quella mail, perché se il codice non dovesse combaciare con quello che avete inserito voi, il tutto è sicuramente una truffa. Un'altra cosa importante è la whitelist, ovvero una lista di tutti gli indirizzi a cui è concesso effettuare dei withdraw, ovvero dei prelievi. Ciò detto, passiamo a come si possono comprare le cripto su Binance. Sempre da qui, poi wallet e panoramica del portafoglio. Cliccate su deposita e potete scegliere se depositare in cripto o in valute fiat. Le valute fiat, come l'euro e il dollaro, sono tutte quelle monete tangibili fisicamente. Per depositare quest'ultime basta selezionare la valuta da depositare, io scelgo sempre USD, perché questo mi permette di effettuare un bank transfer con zero commissioni. Ora vediamo come depositare cripto. Qui dovrete scegliere la cripto e la sua blockchain. Mi raccomando, questo è molto importante perché scegliere la blockchain sbagliata potrebbe equivalere a perdere tutti i vostri soldi. In questo caso io ho scelto USDT e come rete ERC20, ma questo può cambiare in base alle piattaforme utilizzate. Attenzione ancora, perché io conosco molte persone che hanno perso i loro fondi perché li hanno inviati con una rete sbagliata. Una volta confermato il tutto, apparirà il vostro indirizzo pubblico per questa moneta, che dovrà essere utilizzato per inviarvi le cripto. Una volta effettuate tutte le conferme, voi dentro Wallet, panoramica del portafoglio, troverete tutte le vostre cripto e fiat. Ora abbiamo dei fondi su Binance, vediamo però cosa possiamo farci. Ci tengo a specificare che Binance non è un semplice wallet, infatti è un exchange, tramite il quale potrete comprare e vendere criptovalute. Però le chiavi private del vostro wallet saranno detenute da Binance stesso. Torniamo alla pagina principale. Diciamo che quello che vi ho illustrato poco fa è il metodo che io utilizzo di più, che vi permette di comprare cripto senza pagare commissioni. Però volendo, nella pagina principale c'è proprio la sezione compra cripto, dove oltre al deposito bancario c'è il peer-to-peer trading ed il pagamento con terze parti, che io però non ho mai utilizzato. E poi c'è carta di credito o debito. Diciamo che funziona come con il deposito bancario. Qui inserite l'importo, che sarà convertito in quella cripto, e poi effettuate la conversione. Tenete conto però che così pagherete l'1,8% di commissioni. Invece il metodo che vi ho illustrato io poco fa vi permette di non pagarne nessuna. Per questo io sconsiglio questo metodo, perché è inutile pagare commissioni quando si può non farlo. Sempre dalla pagina principale passiamo alla voce trading. Qui abbiamo tre interfacce principali: converti, base ed avanzato. Iniziamo da converti. Qui possiamo comprare una cripto con un'altra cripto o con una valuta fiat e viceversa. Banalmente quindi possiamo scambiare le cripto a mercato o a limit. Nella prima selezioniamo una moneta di partenza ed una di arrivo. Per questo esempio sto utilizzando USDT e vedrete il tasso della conversione in Bitcoin in tempo reale. Essendo la conversione in tempo reale con il valore di mercato, dopo 6 secondi dovremmo ricaricare l'operazione perché il prezzo potrebbe essere cambiato. Sempre qui trovate anche la voce limit, che però vi sconsiglio di utilizzare perché nella sezione converti abbiamo possibilità limitate. Così non è invece né in base né in avanzato. Qui, come vedete, abbiamo anche il book delle transazioni e volendo potremmo anche cambiare il fattore temporale delle candele da un minimo di 1 minuto
ad un massimo di un mese. Però questo non lo approfondirò oggi e se volete lo approfondirò in futuro. In alto a destra possiamo inserire il nome della moneta che vogliamo scambiare ed abbiamo di nuovo il cambio a mercato. Ma come potete vedere l'interfaccia è meno giocosa di quella precedente. Qui effettuiamo un ordine compra a valore di mercato per prendere ad esempio un send, cifra completamente sparata a caso, ed il prezzo sarà deciso dalla cifra maggiore rispetto all'order book qui a sinistra e una volta effettuata la transazione questa apparirà qui a destra nelle operazioni di mercato. Questa funzione io non la utilizzo quasi mai perché di solito effettuo ordini limite, dove posso scegliere ad esempio di comprare l'equivalente di 0,08 BNB in send, ma non al prezzo attuale di mercato che è 0,009, ovvero 4,17 euro, ma quando questo prezzo sarà sceso magari a 3,21 euro. Ovviamente queste sono cifre sparate completamente a caso. Come vedete Binance vi dà anche l'equivalente della criptovaluta che state utilizzando in euro, ovviamente anche in altre monete quali il dollaro in caso voi l'aveste messa come valuta principale del vostro account. Quando il prezzo di mercato arriverà a questi 3,21 euro e qualcuno volesse comprare i miei USDT, allora ci sarà il fee dell'operazione in gergo tecnico, ovvero l'operazione verrà eseguita e i miei 0,07 BNB verranno scambiati per l'equivalente in SEND. In caso invece il prezzo di SEND continuasse a salire e non toccasse mai il valore target da me deciso, quest'ordine non verrà mai eseguito. Poi io ora non ho ordini di questo tipo, ma se lo effettuassi apparirebbe qui sotto e io potrei sempre modificarlo oppure eliminarlo in qualsiasi momento. Poi volendo ci sarebbero anche lo stop limit e l'OCO, ovvero one cancel the other, che sotto un certo punto di vista tutelano maggiormente gli ordini, però entreremo troppo a fondo che non è ciò che voglio fare con questo video. Se volete però potremo approfondire prossimamente. Ora vorrei soffermarmi sul fattore commissioni. Infatti ogni scambio prevede delle commissioni e queste commissioni variano in base a quanto volume di scambio si effettua ogni mese. Ciò che mi interessa farvi sapere è che attivando questa opzione, che ci permette di pagare le fee con i BNB, ovvero la moneta proprietaria di Binance, avremo un 25% di sconto su tutte le commissioni, che da 0,1% passa a 0,075%, il che si fa notare con grandi volumi di scambio. In più vi ricordo che se apriste il conto con il mio link invita un amico in descrizione, avrete un ulteriore 10% di sconto a vita su tutte le commissioni. Un'altra funzione che io utilizzo è quella di Binance Earn. Qui ci sono tantissimi servizi finanziari cripto, attualmente sono 9, ma in futuro potrebbero aumentare. Ad esempio troviamo il Launchpool, dove potete mettere in staking delle cripto e ricevere rendimenti sotto forma di token di alcuni progetti che stanno per essere lanciati. Lo staking è il tener fermo una certa liquidità in cripto, questo in cambio di un interesse percentuale. Spesso con questa sezione si sono visti dei profitti davvero alti, però io vi ricordo che non sono un consulente finanziario, ma riporto semplicemente la mia esperienza. Quindi prima di effettuare un qualsiasi tipo di investimento, informatevi bene ed effettuate le vostre opportune considerazioni. Con Binance Earn si può anche cercare una criptovaluta, ad esempio proprio la loro, il BNB, e cercare tutte le opportunità di guadagno che ci offre. E vediamo che in questo caso, con il Launchpool MC, con un API, ovvero un Annual Percentage Yield del 7,22%, con una durata flessibile, potremo metterli staking e ricevere appunto questo 7,22%. Mentre potremmo metterlo in locked staking al 6,53%, questa volta però con una durata prefissata di 60 giorni. Prima di questi 60 giorni non potremmo sbloccare i nostri soldi. Inoltre, una novità su Binance sono gli NFT e nel loro marketplace è appunto possibile creare e vendere queste opere. Se vi interessa questo argomento, ci ho effettuato un video molto più approfondito che vi lascio nelle schede. Se volete sapere altro nello specifico, lasciate qui sotto un commento con le sezioni che volete io approfondisca. Vi ricordo che in descrizione vi lascio alcuni link utili come quello per creare l'account Binance e avere un 10% di sconto sulle commissioni a vita. Lasciate like e iscrivetevi al canale se non volete perdere i prossimi video. Io sto morendo di sete dopo 2 ore che parlo ininterrottamente, ma intanto noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!